Quale articolo della Costituzione italiana parla dell'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge? L'articolo 3 della nostra Costituzione fa parte dei 12 articoli che indicano i principi fondamentali della nostra Carta Costituzionale, che è entrata in vigore il 1 gennaio 1948. Tutti i cittadini sono uguali e hanno pari dignità sociale, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali e sociali. Il fatto di aver indicato questi soggetti fra tutti i cittadini ha lo scopo di prendere le distanze su ciò che era avvenuto durante la Seconda Guerra Mondiale, prima della Seconda Guerra Mondiale e durante la Seconda Guerra Mondiale. Tutti i cittadini non avevano pari dignità davanti alla legge. Pensiamo che le donne possono votare in Italia soltanto il 2 giugno 1946. Il fatto di aver indicato questi soggetti ci deve far riflettere. In Italia vi era uno Stato che faceva delle differenze. Con la nostra Carta Costituzionale queste differenze non possono più essere fatte. È compito della Repubblica, inoltre, cercare di rimuovere gli ostacoli che impediscono la pari dignità di tutti i cittadini davanti alla legge. Deve aiutare le persone più bisognose che hanno delle difficoltà per permettergli di avere una pari uguaglianza davanti agli altri cittadini. Ciao, al prossimo video. Vi aspetto.